la dinamica è, che è stata totalmente imprevedibile ed è stata anche rapidissima, nel senso che tutto si è svolto in poco più di un minuto, quindi da quando la persona ha sferrato il primo colpo a quando è uscita dal punto vendita, poi è caduta, e questo ha permesso anche poi di disarmarla e di immobilizzarla. Il nostro collaboratore Luis era un addetto del nostro punto vendita che lavorava con noi da circa 2 anni, è una persona ancora giovane, quindi 46 anni, e noi insomma ci tenevamo ad esprimere tutto il nostro cordoglio, il nostro profondo dolore, la vicinanza per questa perdita gravissima, anche la vicinanza alla famiglia con cui già da ieri sera siamo in contatto. Chiaramente quindi la nostra vicinanza si estende anche a tutte le altre persone che sono state coinvolte, abbiamo anche un altro nostro collaboratore che è rimasto ferito, che noi abbiamo attivato già da ieri sera anche un servizio, diciamo, di supporto psicologico, quindi chiaramente rimane un forte sgomento per fatti di questo genere siano avvenuti poi all'interno sia per i nostri dipendenti, quindi in una situazione di lavoro normale, e anche per chi frequenta i nostri punti vendita per un momento di spesa quotidiana.